Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno in questa entusiasmante puntata di Te lo do io la Malesia. Dopo aver passato qui la prima notte sono ancora sonnato, stordito, sono rimasto stupito dal fatto che il posto è un posto molto variopinto, con diverse etnie, si trova veramente di tutto. Ecco, da un certo punto di vista assomiglia molto all'Italia, mi ricorda Genova, visto che ci sono stato 2 giorni fa. Quando esci a Genova di mattina tu vedi facce di tutti i colori, che vanno dal nero al giallo, vedi tutte le sfumature, vedi diverse tradizioni. Ecco, qui ci troviamo in un paese multietnico alla stregua di come fosse l'Italia. Arrivato qua ho avuto proprio la stessa sensazione che ho quelle poche volte che giungo in Italia, ti trovi in un posto veramente allegorico, fatto di diversi colori. In questo momento sono nel quartiere cinese dove io ho soggiornato, soggiorno nel quartiere cinese, quello che vedete dietro di me adesso, vi faccio vedere una panoramica, quella lì è la linea dei trasporti pubblici, su lì passa un trenino sopraelevato che si vedeva benissimo dalla finestra del mio hotel, e questo qua è un tempietto cinese. Adesso cerchiamo bene l'inquadratura così ve lo faccio vedere. Eccolo qua, un tempietto cinese con dei rilievi bellissimi. Vediamo di fare una zoomata. Ecco, come avete potuto vedere, è una costruzione fatta interamente di ceramica. Queste sono delle costruzioni tipiche, si trovano anche in diverse città europee, per esempio a San Pietroburgo c'è qualcosa di molto simile fatto con lo stesso tipo di ceramica, perché è una tradizione, la ceramica è una tradizione cinese. Molto interessante anche vedere i particolari di questa costruzione. Qui abbiamo delle sculture tipiche che potrebbero sembrare ricordare i grifoni. Ecco qua, queste sculture quando sono stato in Cina si trovavano agli ingressi di qualsiasi tipo di edificio, di abitazione. Adesso entreremo dentro a dare un'occhiata. Eccoci qua, chiaramente tutto a bassa voce per non disturbare l'intimità del posto, trattandosi comunque di un luogo di culto. E chiudiamo le immagini con qualche particolare. Ecco che ragazzi, la nostra giornata prosegue, cercherò di farvi vedere tantissime cose entusiasmanti anche per dare l'idea di come si estende questo posto. Adesso mi recherò a prendere il trenino, poi vi darò qualche immagine. Ok ragazzi, ciao a tutti.